l'hanno come non so, tipo sponsor del mondiale, comunque a livello di pubblicità, sempre tramite il Qatar Foundation, tutte quelle cose dello sceicco. Ma noi, questi 60-70 milioni all'anno che lui mette in tasca, ma chi glieli dà? Cioè, il basta glielo può garantire. Poi vuole si dimezza lo stipendio. Tu pensi che Neymar, che ha abbandonato il Barça per andare a guadagnare 60 milioni all'anno, si dimezzi lo stipendio per tornare lì se n'è andato, perché poi diceva che non voleva essere il secondo dopo Messi e torna per essere il secondo dopo Messi? Perché questo è nel Barça, cioè non è che torna e Neymar diventa il leader e stella assurda del Barça. Sarà di promessi anche quando mi sarà a 40 anni e continuerà a giocare magari con la sedia a rotelle che sarà vecchietto. Io non la vedo fattibile. Però ti ripeto, al mercato stanno dicendo di tutto e di più. La mattina dicono una cosa, la sera ne dicono un'altra. Stanno uscendo fuori nomi incredibili, perché adesso si parla pure di Rodrigo per l'attacco, di Parejo per il centrocampo. Tanti nomi, però Devono vendere, devono non. chiamare l'attenzione, devono vendere. Devono vendere, devono chiamare l'attenzione, anche perché conta che De Ligt, fin quando non finisce la Nation League, come si chiama questa competizione che adesso giocano, non annuncerà il suo futuro, quindi mancano ancora 10 giorni dove potranno dire di tutto e di più. Griezmann fino al 1 luglio diranno ancora una volta di tutto e di più. Purtroppo c'è anche il fatto che dalla società filtrano tante notizie, ma anche a volte false, perché per esempio la notizia che il Barça avrebbe esonerato Valverde per prendere Roberto Martinez, alla fine fonti del club hanno detto che qualche dirigente che contro Valverde ha cercato di far uscire fuori questa notizia per cercare di smuovere un po' le acque e far capire che il mondo blaugrana era contro Valverde, però alla fine gli si è ritorso contro, perché Valverde rimane, l'ha annunciato quella stessa sera. Poi c'è un altro lato che a me sinceramente non mi sta piacendo, Max, ed è il fatto che i giocatori comandano. Allora, che comandasse il giocatore un pochino si sapeva, però era un segreto nascosto, va, perché non veniva messo così in risalto. Il fatto che questa giunta lo stia mettendo così in risalto a me non piace. Cioè, secondo me dovrebbero cercare di tenerlo nascosto, perché esponi troppo i giocatori e sembra quasi uno scudo per i dirigenti. Cioè, se magari arriva Griezmann e Griezmann sbaglia, vabbè, tanto l'hanno voluto loro. Se torna Neymar e Neymar sbaglia, vabbè, ma tanto l'hanno voluto loro. Cioè, come se poi a quel punto la dirigenza non sbagliasse mai, tanto è colpa sempre dei giocatori. Ogni scelta che fanno, adesso poi si parla di Parejo, dicono vabbè, ma tanto lo vogliono i giocatori. E secondo me forse adesso ne stanno approfittando un po' troppo e espongono troppo i giocatori. Questo non si dovrebbe fare, perché che comandasse i giocatori non lo sapevamo, però ci dovrebbe essere una protezione dell'ambiente blaugrana, che da noi non c'è. Cioè, c'è un casino totale, Max, nell'ambiente blaugrana adesso, tra i giocatori, club di amici, di allenatori. Questo non è buono. E adesso vi faccio una domanda a voi: ma Valverde come inizierà la stagione sapendo di avere tutto l'ambiente contro? Cioè, questa è la prima partita. Mettete che la prima partita della prossima Liga sarà, non lo so, Atletico Madrid-Barcellona, 1-0 per l'Atletico Madrid. Ma Valverde come supera la prima giornata di Liga? Se già adesso Non è la supera. criticato, cioè tutto il mondo blogger adesso è troppo incazzato, troppo in rivolta. E il fatto che la dirigenza faccia filtrare tante notizie, esponga tanti giocatori, non aiuta. Adesso dovrebbero cercare di chiudersi un po' a riccio, di fare squadra, cioè non lo so, però dovrebbero cercare soprattutto di ravvicinare i tifosi, perché altrimenti la stagione inizia malissimo. E quando le stagioni iniziano male, poi non è che si concludono meglio, Non le riprendi più. Ma Giussi, quello che dicevi te, che sono tutti incassati, tutto quello, sì, però soltanto incassati così, si lamentano, però poi non agiscono.
non fanno niente. Però ancora presto non, ma non fanno niente. Non fanno niente, beh, dipende da, cioè, che cosa fai, vai là e spacchi, ammazzi, spari. No, e allora no, a me mica chiamano a fare questo. E appunto, e allora ma per, ad esempio l'altro giorno io ero incassato, vedevo quella partita come stavamo a giocare e mi sorgeva spontaneo di vederlo a Valverde lì e mandarlo a quel paese a Valverde. Ma il problema non lo facevo io, gli altri stavano con la bandierina lì e basta. Ma non si fa durante la finale, no, va fatto in altri modi. Vabbè, ma se fa non lo fanno nella finale, non lo fanno. Il problema è che, Alberto, io ho l'impressione che questa dirigenza non è che se ne importi più di tanto di questi magari dei tifosi che vanno al campo e fischiano. Secondo me non tengono conto così tanto dei soci. Io li vedo, anzitutto non lo so, dipende. Anzitutto vedo che tanti soci, ho visto l'ultima partita al Camp Nou, che tanti soci avevano rinunciato a andare direttamente. Sì. E poi gli altri che stanno lì sono un po' nefreghisti, perché no, non succede niente. Purtroppo vedo quel criterio, vabbè, un po' nefreghista. Allora, dei il soci. Fatto è che adesso, non essendoci partite, non si può criticare, cioè non puoi esprimere, perché allora se fossero stati in Italia adesso già il centro sportivo sarebbe invaso di tifosi, con striscioni, cori, sì, però ovvio. La cultura è diversa. Quindi bombe petardi e chi più. Vabbè, ma quello non si fa in Italia, non si fa. Però diciamo la cultura loro è andare allo stadio e fischiare, oppure non andare direttamente allo stadio. Adesso la prima partita utile è fra 2 mesi, perché è il Gamp, perché le amichevoli e per adesso ne sono solo 2, e tra parentesi questo dimostra il gran casino che c'è anche nella dirigenza, che noi tra un mese dobbiamo ripartire per il precampionato e il precampionato non è organizzato perché ci sono solo 2 amichevoli. Non si sa se faremo il tour in Asia o se giocheremo soltanto in Giappone queste 2 amichevoli, non si sa se giocheremo altre partite in Europa, non è stato ancora confermato il Zamperelli amichevole, quindi vabbè, un gran casino. Però comunque le 2 amichevoli le giochi in Giappone, quindi non è che tu vai in Giappone a criticare, devi aspettare il Zamper per poter criticare, però il Zamper a volte è anche pieno di turisti, non so quanto possa essere, diciamo, teatro di fischi da parte dei soci, anche perché poi metti che magari il Barça fa un mercato stellare, arrivano De Ligt, arriva Griezmann, arriva non so, un 9 di riserva di Suarez che magari è forte, secondo me non succederà proprio nulla. Guarda, e Giussi, dopo 2 mesi si saranno anche dimenticati. Massi lo ha detto tante volte, che diceva se fosse stato Luis Enrique già lo avevano crucificato a Piazza di Catalunya, e a questo sta lì tranquillamente. Questa è la differenza, perché una persona, no, scusate, però una persona come Luis Enrique, che ha carattere, da questa giunta direttiva l'ha usato per fare tutto, per fare il dirigente, per fare l'allenatore, eccetera. Valverde, che non è la stessa cosa, anzi è completamente l'opposto, ovviamente non sta lì e sta lì, continuerà lì. Continua lì, non dice niente, non parla. Allora, io penso che se adesso non reputo Valverde una grande persona, però penso che se fosse stata un'altra tipologia di persona si sarebbe dimesso. E in questi giorni soprattutto i mediocri non si dimettono dopo mai. Prima del club. Quello c'ha ragione, ma i mediocri e mediocri se non li cacci via non se ne va. Giovanni Meleri ci scrive che la pretemporata verrà annunciata quando ci sarà la nuova guida tecnica, quindi o stanno pianificando la nuova guida tecnica e la nuova pretemporata con Ernesto Valverde, oppure ancora non è sicuro che Ernesto Valverde sia veramente confermato. Albert, ci sei? Sì, sono. Sì, senti Albert, io te la rifaccio là, perché tu sei quello che conosce più la situazione ambientale di Barcellona, ma secondo te ci può essere qualcuno nella giunta direttiva che va contro Bartomeu e cerca di far fuori Valverde, tutte le idee
tipo riportare Neymar che ci sono, oppure lì è un blocco unico che andrà avanti fino al 2021, fino alle prossime elezioni? Per quello che ho letto, che ho visto, quello che è successo 2 giorni fa, credo che fu 2 o 3 giorni fa, che durante il giorno si è detto che Valverde andava via per informazioni dalla dirigenza, che ha mandato, ha inviato ai giornalisti, questo le hanno, ha fatto diffusione, e dopo si è fatto la conferma di Bartomeu, dimostra un po' che ci sono delle persone che sicuramente non pensano uguale a Bartomeu, che vedono che è normale, sono sicuro che alla fine ci sono 15 persone e ognuno ha il suo pensiero, e sono sicuro io che non tutto credono lo stesso che Valverde è il miglior allenatore per la squadra. Io sono sicuro di questo, però non lo possono dimostrare, no, e devono andare la stessa direzione, anzi anche con gli acquisti. Io sono sicuro che, ritornando un po' alla domanda che hai fatto prima da Neymar, io lo vedo possibile. Io veramente a volte si è ascoltato tante, però io sono sicuro che dopo c'è il tema economico, però nel tema economico il Barça ha la forza qua, perché ok, Neymar può ritornare, ovviamente come in questo club governano i giocatori amici da Neymar vogliono il ritorno di Neymar. Dopo Dembélé è un giocatore che va bene nel Paris, nel PSG ha detto che lui può essere il leader nelle partite importanti in Champions. Neymar sempre sta con un infortunio, questo è il che io sono sicuro che lo vede, paga 30 milioni all'anno per quando arriva la partita più importante, non c'è, non credo che il che sia super felice con Neymar, quindi può vedere con buoni occhi recuperare la inversione che si è fatto per il brasileño e dare il potere a Mbappé che lo sta chiedendo, che può essere il leader. Dopo ci abbiamo Dembélé, il francese che ha giocato con il allenatore Tuchel, che ha un valore di mercato che può essere di 100 milioni più o meno quello che ha costato, ancora si può recuperare l'inversione, quindi mandare Dembélé a Parigi, recuperare Neymar per 100 milioni, perché io credo che tutte le parti hanno un po' di, sono un po' d'accordo in una situazione così. Dopo si deve arrivare all'accordo completo, però credo che può essere un'opzione, può essere una realtà, io non lo vedo tanto difficile veramente. E dopo nel tema economico, Neymar guadagna 30 milioni, ok, sei felice in Parigi, no io voglio ritornare, ok, ritorni quasi, vai a guadagnare quello che noi diciamo, ovviamente non gli puoi dare 10 milioni perché no, però non 30, vuoi guadagnare 30? Ok, cercati un'altra squadra, vuoi ritornare? Qua alla fine il club chi governa, non può governare anche Neymar si ritorna qua, però vediamo, non lo so, vediamo. E dopo quello di Griezmann, che adesso il spogliatoio ha detto, sembra che dice che non lo vede con buoni occhi, ma questo stiamo normalizzando, io questo l'ho letto oggi nella stampa qua in Barcellona, no, Griezmann adesso forse no, perché i giocatori, ci sono qualche giocatore che sono d'accordo, ma ci sono degli altri che non accettano il suo arrivo. Come non accettano? Siamo normali. Neanche la moglie di Griezmann vuole che venga al Barcellona. Sì, non lo sapeva, però, però la cosa è, come stiamo normalizzando, stiamo facendo normale che i giocatori decidono, non è la dirigenza che c'è un settore che dice sì, un settore dice no, dentro lo spogliatoio c'è un settore che dice che sì, c'è un settore che dice no, ma che me ne frega a me che dice lo spogliatoio, ovviamente hanno un po' di sono parte importante, però se l'allenatore di una squadra crede, pensa che Griezmann è un buon acquisto, la dirigenza o il direttore sportivo pensa che è un buon acquisto, si fa l'acquisto. A me che si mette, non è felice, o Suarez o Rakitic, ok, se non sei felice porta,
devi andare a un altro posto, ma stiamo facendo normale una cosa che non è normale. No, i giocatori sono felici con Valverde, questa è una cosa positiva per lui. Come una cosa positiva? Sì, è per lui.